Hai mai sentito parlare dei migliori cibi per colazione? Dai, adesso ti dico i miei 12 cibi migliori per la colazione e voglio sapere anche i tuoi qui sotto nei commenti, ma intanto vediamoli insieme. Buongiorno a tutti, benvenuti sul canale di Il Trainer Coach Online. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi qui sotto al canale e lasciate un like al video se il contenuto potrà esservi stato d'aiuto. Allora, tantissimi veramente mi chiedono sempre: ma Nicola, qual è il miglior cibo per colazione? Qual è il miglior cibo per cena? Cosa devo mangiare? Cosa non devo mangiare? Parto subito con questo video dicendovi che le quote sono soggettive, quindi calorie, macronutrienti, eccetera, ognuno dovrà stabilirsele, o meglio, farsele stabilire da una persona competente. Punto 2, questi sono i cibi che io consiglio, ma chiaramente ognuno ha le proprie preferenze di gusto. Dico sempre a chiunque che non deve totalmente cambiare i propri gusti, altrimenti se cambia i propri gusti non manterrà nel tempo costanza e abitudini, soprattutto per ottenere grandi risultati. Sicuramente il primo cibo che io consiglio per colazione è l'avena. Con l'avena ci si può fare qualsiasi cosa, ci si può fare il frullato, ad esempio, che io spesso me lo faccio la mattina: avena, acqua, latte, proteine in polvere, un po' di cannella, una banana, frullo tutto insieme, 3 minuti, la colazione è pronta e me la bevo. E questo si può fare anche tranquillamente nel pomeriggio, ad esempio. Ok, quindi avena è un'ottima fonte di carboidrati. Altra cosa che si può fare con l'avena è sicuramente il porridge. Quindi avena, acqua, latte, faccio bollire tutto su un pentolino e guarnisco a mio piacimento. Io ci metto solitamente un po' di miele, ci si può mettere cioccolato fondente, ci si può mettere semi di chia, semi di qualsiasi tipo, ok? Però chiaramente è sempre tutto rapportato al vostro fabbisogno quotidiano. Il secondo cibo che di solito prediligo a colazione, che non è cibo, ok, però secondo me è fondamentale, è sicuramente l'acqua. Sarebbe dovuta essere stata messa al primo posto, ma non stiamo mettendo tutto in ordine di importanza. Questo è il mio consiglio: la mattina appena vi svegliate, siccome siamo disidratati, beviamoci giù un bel bicchierone d'acqua. Si può fare anche acqua e limone, non apporta chissà quanti benefici, ma sicuramente un po' di vitamina C e un po' di acqua vanno benissimo al mattino. Il terzo cibo che sicuramente va molto bene a colazione sono le uova. Ottima fonte di proteine dall'albume e sicuramente ottima fonte di grassi buoni dai tuorli. Mi raccomando, i grassi non sono cibi da eliminare, i grassi vanno benissimo, ok? Chiaramente qui sta sempre a voi stabilire la quantità, quindi se mangiarvi 2 uova, se mangiarne 3, 10, 30, sì, chiaramente non vi consiglio di mangiare 30 uova a colazione. Altro cibo che vi consiglio, e quarto, è sicuramente la frutta. Quale frutta? Quella che volete, quella che vi piace. Chiaramente dovete sempre tener conto che per 100 grammi ogni frutto ha le proprie calorie. Queste vanno assolutamente inserite all'interno del vostro bilancio calorico giornaliero, ok? Quindi non è che la frutta si può mangiare così a caso perché la frutta non ha calorie. Ha calorie anche la frutta, non va eliminata, va benissimo. Io amo la frutta, ma chiaramente va tutta dosata in base alle vostre esigenze. Il quinto cibo voglio saperlo qui sotto nei commenti da voi, quindi scrivetemelo adesso. Vi lascio 10 secondi per scrivermi qui sotto nei commenti qual è il cibo che preferite per colazione, poi continuiamo con il sesto. L'avete scritto? Ok, bravissimi. Sesto cibo, sicuramente lo yogurt greco. Anche qui, yogurt greco, ci sono di varie tipologie, quindi c'è il FAIE 0, ad esempio il FAIE 2%, il 5%, tutto va dosato sempre in base al vostro apporto calorico giornaliero di macronutrienti. Io solitamente prendo lo 0 grassi, ok, che così non introduco grassi dallo yogurt, ma preferisco aggiungerli ad esempio dal burro d'arachidi o comunque da altre fonti. Lo yogurt greco è sicuramente ottimo a colazione, con magari un po' di frutta, così mettiamo insieme anche l'altro cibo e mescolo tutto assieme, magari anche con un po' di miele per chi volesse, e viene uno spettacolo, fonte di carboidrati e proteine eccezionali. Frullato proteico, potete farlo con qualsiasi ingrediente, che sia con l'avena, che sia proteine in polvere, che sia con dei frutti, quindi quello che volete. Sicuramente un frullato proteico è ottimo al mattino. L'ottavo cibo che vi consiglio per colazione è sicuramente della frutta secca, quindi possono essere mandorle, noci, nocciole, arachidi, noci pecan, qualsiasi frutto secco che voi preferiate. Chiaramente la frutta secca è un'ottima fonte di grassi buoni, quindi non abusatene, perché i grassi, come già dicevo nello scorso video, contengono 9 kcal per grammo, di conseguenza vanno sempre regolati in funzione del vostro fabbisogno quotidiano. Non è idea di colazione a cui si può abbinare chiaramente qualsiasi altro cibo che già vi ho elencato, e sicuramente anche il caffè. Anche questo non è un cibo, però il caffè, se vi allenate magari anche dopo poco tempo, vi dà un po' di caffeina, che è sicuramente ottima per darvi dell'energia quotidiana.
Anche qui mi raccomando, mai abusare di caffè, ok? Io consiglio sempre di non andare oltre 2-3 caffè al giorno, li consiglio senza zucchero, quindi impariamo a farci il palato senza lo zucchero e bevetevelo sostanzialmente quando vi fa più comodo. Io ad esempio lo bevo spesso pre-workout. Decimo alimento consigliato sono sicuramente i fiocchi di latte, quindi anche questi vanno benissimo, simili allo yogurt greco come fonte proteica, diciamo. Chiaramente contengono magari un po' di più grassi rispetto allo yogurt greco zero, ma è tutto da vedere sempre sulla confezione, sempre leggere i valori nutrizionali che c'hanno. Undicesima idea di colazione è il pancake proteico. Qui ci sono tantissime centinaia di ricette, sicuramente ne pubblicherò una anche sul mio canale YouTube, però solitamente si fanno con farina d'avena, albume, magari anche una banana schiacciata, poi dipende sempre. Se uno volesse può aggiungerci anche un po' di miele, giusto per dare un po' di sensazione dolce, del latte magari così, però dipende sempre dalla ricetta che andate a cercare. Quindi pancake proteico sicuramente ottimo, poi li tirate fuori e ci fate il topping che preferite. Potete farlo a cioccolata fondente, con della frutta, con dello sciroppo d'acero, con quello che volete. Dodicesimo alimento, idea di colazione sostanzialmente da inserire nella vostra mattinata possono essere i semi di chia, ad esempio. Anche questi sono un'ottima fonte di grassi. Potete usare ad esempio per guarnire, anche perché in tanti mi dicono che non sanno come assumerli, si possono usare per guarnire ad esempio lo yogurt greco. Quindi faccio yogurt greco, frutta ad esempio e semi di chia come fonte di grassi e qui avete una colazione spettacolare. Detto questo, se non hai ancora scritto la tua colazione preferita qui sotto nei commenti, mi raccomando di scriverla. Spero di avervi dato un aiuto con questo video. Iscrivetevi qui sotto al canale, lasciate un like al video se il contenuto vi è stato d'aiuto e ci vediamo presto in un prossimo video.